è una manifestazione che c'è da 64 anni, finalmente la razza del cavallo sanfratellano ha avuto il riconoscimento e oggi qui c'è un mare di gente proprio perché questa è una manifestazione, come dicevo, particolare, che dà anche il segno di un territorio, di una Sicilia che vuole offrire quelle che sono le migliori peculiarità. Grande soddisfazione anche dal punto di vista personale, perché come tutti sanno sono per metà sanfratellano, mia madre è originaria di San Fratello, qui abbiamo casa e qui trascorriamo gran parte delle nostre vacanze. È una grande soddisfazione anche dal punto di vista politico, l'ha detto lei, c'è tanta gente, ci sono tanti cavalli e dal punto di vista, diciamo, della risposta per il territorio comporta una grande attenzione verso la razza del cavallo sanfratellano. Io ritengo veramente che dobbiamo intervenire per valorizzare come istituzioni queste razze e queste specie che altrimenti non sarebbero, non potrebbero riuscire ad avere la risonanza mediatica che meritano. È importante che il cavallo sanfratellano sia valorizzato nelle istituzioni e anche, diciamo, oltre che a livello regionale, a livello nazionale e direi internazionale. Dobbiamo stare vicini agli allevatori, dobbiamo cercare di far sì che loro possano continuare ad allevare in sicurezza e senza che ci siano delle contaminazioni per quanto riguarda questa bellissima razza. Vengo apposta per vedere la manifestazione, per vedere i cavalli di San Fratello, per familiarizzare con chi è ancora appassionato di cavalli. Quindi è una manifestazione assolutamente encomiabile, peccato che a quanto ho chiesto ci siano pochi cavalli, perché i pochi cavalli si riducono a 100 contro i 300 di quello che mi dicono ci sono stati anni fa. È una manifestazione che varrebbe la pena di portarla su programmi nazionali e farla vedere e pubblicizzarla un pochino di più anche nel continente.